ce l'avete tutti questa cartella qua che si chiama Maria Laura, penso, 2017, cioè comunque quella che volte era passato il prof, l'avete scaricata tutti. Bene. Allora, qua nella cartella materiali trovate delle dispense che ha fatto Maria Laura. Ok, la prima componente che ha fatto Maria Laura è semplicemente una componente per la formattazione dei dati. Ok? Voi, quando andate a salvare i vostri dati, li mettete in un file Excel, banalmente. Nella prima colonna, saltando la prima casella, mettete la data e qua mettete i dati. Nella prima riga ci va l'intestazione, quindi insomma l'ID delle vostre stazioni, se ne avete diverse, eccetera. E voi salvate tutto in formato CSV. Come ho capito? Ok, allora. Praticamente quando salvi i tuoi dati li metti in una foglia Excel, okay, dove sulla prima colonna ci metti la data, ok? Quindi qua ci metti la data, cioè la prima colonna, o cioè nel senso non c'è la scrivita, quando acquisisci i dati della stazione dovrebbero avere la data, insomma, così. Li copi qua lasciando però la prima casella vuota, ok? Quindi se hai soltanto una stazione tu avrai i valori
con l'ID che ti dice la stazione numero 1 e i valori, programmi la data con i valori registrati. Adesso ho generato uno, così magari vedete. Se hai più stazioni, ovviamente avrai stazione 1, la prima colonna di dati, stazione 2, eccetera, eccetera. Allora, stazione 1, stazione 2, stazione 3, stazione 4, 5 e qua c'è i dati che sono ovviamente questi qua messi a caso. Perfetto. Quando lo salvi, quando lo salvate, andate a fare file salva col nome e lo salvate come file csv che è comma separate value. Ok? Quando andate ad aprire un file CSV con un editor di testo o qualcosa, li trovate scritti così. Cioè quello che separa i valori sono le virgole, ok? Quindi prima quello che separava i valori erano le colonne, adesso trovate al posto delle colonne le virgole. Molto, molto semplice. Perfetto. Quindi qua essenzialmente fa vedere passaggio per passaggio tutta questa roba qua, se la vedete, quindi cioè, potete riguardarvela senza problemi. Vai a salvare il file, lo salvi come valori separati da virgola. Cioè, tra le varie estensioni cliccate, c'è la tendina, file Excel, eccetera eccetera, valori separati da virgola, bene, fate quello e dopo diventano così. Quindi quando una volta, come vi ho appena fatto vedere, una volta che siete salvati e che aprite il file di testo, diventa così. Bene, se adesso andiamo ad aprire il file di OMS che si chiama 2 underscore data formatter, ricordatevi sempre che adesso dovete cliccare qua in OMS la cartellina qua in alto, Open Project, andate dove avete salvato la vostra roba, nel mio caso è Dropbox, Maria Laura, esercitazione idrologia. Ok? E ve lo dice qua dove sono. Dice qua in alto sei nella cartella esercitazioni idrologia 2017, in modo che lui quando va a girare e va a salvare le robe le fa tutte lì dentro, in magari percorsi interni che gli diamo noi, però lui cerca tutto lì. Perfetto. Quindi come funziona questa componente? Abbiamo l'intestazione solita, che è questa qua, info static, OMS 3, punto, eccetera, eccetera, voi questo non dovete toccare. Definiamo la data d'inizio, e anche questa qui è una cosa, sì, vede, è troppo piccolo. Qua abbiamo la data d'inizio da definire, anche questa qui la trovate praticamente in tutte le componenti, semplicemente anno, mese, data, ora. Ecco, questa qui è una cosa che mi sono dimenticato di ricordarvi. Quando andate a salvare i file
diciamo in Excel, vanno salvati così. Cioè vi dovete proprio andare su formato cella, formato data, dovete mettere anno, mese, giorno, ora. Se no, Excel molto spesso, se avete l'Excel in italiano, ve li metto con la formattazione italiana, che è giorno, mese, anno, e dopo ORMS non ve li legge. Benissimo. Quindi essenzialmente cosa dovete dare in questa componente? Dovete specificarvi il percorso e il file che volete andare ad analizzare. Allora, noi siamo dentro esercitazioni idrologia 2017, che è il percorso che gli ho dato qui in alto. Allora noi diciamo donna home, cioè diciamo sei nella home, cioè esercitazione idrologia 2017, vai in data, quindi lui entra dentro la cartella data e va a cercare che cosa? Il file dati.csv. Ok? Quindi voi qua gli dovete semplicemente dare il percorso del file dati che volete analizzare e il nome del file. .csv, che è appunto abbiamo detto il formato. Nella riga subito dopo invece gli diamo percorso e nome del file in cui vogliamo salvare i dati contattati. Ovviamente se non c'è il file ve lo crea lui, cioè non dovete creare un file che si chiama dati underscore formattati.csv. Lui ve lo va a riempire, se non c'è ve lo crea lui con quel nome, quel formato lì, e poi dopo ci va a scrivere dentro le cose. Bene, poi solito dollaro start date, quindi diciamo parti dalla data d'inizio che gli abbiamo specificato qua all'inizio, che detto definisci la data, perfetto, parti da questa data qua. Quindi comincia a formattare dalla data di inizio con step 60, cioè con step orario 60 minuti. Ok? Qua specificate il numero di colonne del vostro file, specificate il numero di colonne del vostro file. Specificate il numero di colonne all'inizio che volete vuote, perché come vi ho fatto vedere vogliamo una prima celletta vuota. Ok, quindi mettendo questo valore qua uguale a 1, lui ci lascia la prima celletta vuota. Ok, cioè ce la crea con nessun valore dentro. Qua andate a specificare qual è il vostro valore che avete utilizzato come no value, quindi se alla stazione mancano dei dati, molto spesso sono indicati in un qualche modo, che può essere none, na-999, quello che è, voi dite io nel mio file i no value li ho identificati come -9999, bene, perfetto, ci mettete questo valore qua. O comunque insomma li vuoi identificare così e basta, e lui ti fa uscire il file. Quindi di solito date run, perfetto, l'ha fatto. Così. Quindi quello che fa lui è andare a creare tutta questa intestazione che appunto serve a ORMS,
DD, ho scritto value 1, 2, eccetera, eccetera, i dati, eccetera. Vedete che in Excel lui che cosa ha fatto? Mi ha letto automaticamente la data al contrario, cioè come giorno, mese, anno, data. Quindi questa qui è una cosa che quando salvate il file, se io adesso vado a salvare il file CSV così, lui me lo salva così. Andate sopra, fate formato CSV e qua andate a cambiare. Ok, invece che mettere giorno, mese, anno, mettete anno, mese, giorno. Niente di impossibile. Benissimo. Allora, noi qua abbiamo tra le varie componenti, abbiamo questa qui e questa qui, cioè abbiamo, nel senso, due serie di stazioni, una per la Valle dell'Isarco e una per la Mobile. Dell'Isarco abbiamo tante stazioni di temperatura e basta essenzialmente, dopo il resto dei parametri che ci servono per quello che è la radiazione, diciamo, li stimiamo, li ipotizziamo, ce li inventiamo, eccetera. Però abbiamo tante stazioni. Nell'Hotmail invece è il contrario, abbiamo una stazione con praticamente tutti i dati possibili, quindi umidità relativa, quindi allora andate ad aprire per esempio il underscore short with log. Qua abbiamo sempre la solita intestazione, che sono le prime due righe, poi abbiamo data di inizio, data di fine. Anche qua vedete che il formato è sempre anno, mese, giorno, ora, anno, mese, giorno, ora. Dopo qua ci sono elencate qui sotto le componenti in linea 14. Ci sono elencate le componenti di questo, di questa sintesi. E che cosa abbiamo? Una che invece è la temperatura dell'aria, una l'umidità relativa, uno il DEM, uno lo sky view factor, uno il shape file delle stazioni, uno la componente shortwave e poi queste tre che scrivono la componente shortwave diretta diffusa dal top dell'atmosfera. Lo sky view factor che cos'è? Come abbiamo detto prima, noi abbiamo che in modo un po' semplicistico, noi siamo qua, abbiamo la radiazione cattiva, una parte della riflessa, una parte trasmessa, l'altra assorbita, eccetera. Abbiamo però anche un'altra componente, che è quella diffusa, cioè essenzialmente quando arriva la radiazione spesso, molto spesso è inquadrata su delle particelle che vedono la radiazione. Ok, quindi qua non si parla più di radiazione diretta, ma di radiazione diffusa. Ok? Quindi lo sky view factor a cosa serve? Lo sky view factor è semplicemente un fattore che ci dice quanto cielo disponibile, quanto cielo visibile c'è. Perché se io sono in pianura, quello che vedo è tutta questa parte di cielo. Quindi la radiazione diretta in questo punto qua, se qua c'è il sole, è ovvio che non arriva solo così la radiazione diretta in quel preciso punto,
ma la radiazione diffusa da dove mi arriva? Da qui, da qui. Quindi lo schedule factor, oltre a dirci quanto cielo visibile c'è, ci serve proprio per capire da dove ci arriva la radiazione diffusa, perché più cielo vedo, più radiazione diffusa ho. Okay? È chiaro a tutti il concetto di radiazione diffusa? Se io invece è essere in pianura disposto a Trento, la radiazione diretta che mi arriva è sempre quella, è sempre lì finché lo vedo bene. La radiazione diffusa però cambia, stavolta è molto meno, perché stavolta sarà questa qua, questa qua, questa qua, tutta quella che mi arriva qui, e qui viene tagliata fuori. Quindi se io sono in una valle, la cosa cambia. Se invece che essere su una valle ci vado sulla montagna, beh, allora è ancora diverso, perché la radiazione diretta sarà questa qua, la radiazione diffusa sarà così. Beh, quando sono in cima a una montagna vedo il cielo. Adesso così non puoi esagerare, però, per darti un'idea. Bene. Allora, partiamo con la shortwave della Rockwell. Quindi abbiamo detto data di inizio e data di fine. Qui vengono specificate le componenti che leggono temperatura dell'aria, umidità relativa, then, sky view factor, eccetera. Quindi i parametri che gli do in ingresso, cosa sono? Al solito ho dollar home, quindi lui mi va a pescare la mia cartella esercitazione idrologia, data logvail, quindi ci porta la cartella data logvail, il file ent.csv. allora lo apriamo e vediamo come è fatto. Ed è fatto esattamente come gli altri file formattati che abbiamo visto prima. Quindi c'è tutta questa intestazione che ce lo mette la componente dal formato, la data e la temperatura. Data, questa qua è giornaliera. Esatto, nell'isarco la data la temperatura, scusate, ce l'abbiamo a livello orario, quindi abbiamo 24 valori giornalieri, mentre invece qua li abbiamo soltanto giornalieri, abbiamo soltanto un valore. Vediamo qua. Qua gli dovete dare, dopo avergli detto il nome del file, il formato, gli dovete dare l'ID, cioè gli dite essenzialmente cosa c'è scritto nella casella ID. E se io qua l'avessi chiamato 4,
qua e sarebbe dovuto scrivere 4, perché lui dice, va a pescare nella seconda riga, guarda che cosa c'è scritto e ci mette quel valore lì, cioè nel senso va a leggere quel valore lì. Poi abbiamo data di inizio, data di fine, il time step è 60 che sono i minuti per 24, okay, quindi va a leggere un valore giornaliero. E il no data, il no value, sono meno 999. Qua non so se ci sono. Perfetto. La stessa cosa facciamo con cosa? Con l'umidità relativa. Allora. Ok, anche in questo caso qua la formattazione è sempre la stessa, cambia il tipo di dato, cioè di valore che c'è dentro, gli diamo sempre il percorso, il nome del file in formato, id, gli diamo sempre id, qua abbiamo riportato id, lui va a leggere questa casella qua, cioè in questo caso qua noi gli diamo id e quindi lui va a leggere tutti i valori di id. In questo caso qua noi abbiamo soltanto una colonna, quindi legge l'id uguale a 1, legge la prima colonna, eccetera. Nella valle del grado abbiamo più stazioni, quindi più colonne, lui si legge tutti, eccetera. Ok, che gli serve a quello, a farlo, insomma, ciclare essenzialmente sulle colonne. Dopo il resto è uguale, sempre data inizio, data fine, fai un passo giornaliero. Il no value del 999. Poi dopo che cosa gli dovete dare? Gli dovete dare il DEM, la componente SkyView e il sito. La componente SkyView la dobbiamo calcolare. Allora la buona Maria Laura ci ha fornito anche questo. Eccola qua. La componente SkyView essenzialmente ci calcola lo SkyView Factor di cui abbiamo appena parlato. Va a prendere il DEM, se lo analizza, e ci dice qual è la porzione di cielo visibile. Ok? È molto semplice perché è un file esattamente come gli altri, stessa intestazione, eccetera. Gli dovete dare in input interno che state utilizzando e lui va a creare la componente SkyView. Ok, quindi che si chiama SkyView.asc ed è quella che si legge qua. Ok? Benissimo. Dopo che cosa va a fare? Dopo incomincia a fare dei conti. Allora incomincia a prendere i vari di delle stazioni partendo dalla data di inizio. Questa riga qua può avere solo due valori, che è sono false o true. Qua essenzialmente dice stiamo lavorando a livello orario, vero? Sì, e quindi allora lui va a considerare lo step orario, cioè quindi va a considerare ogni 60 minuti. Se ci metto false, va a lavorare a scala giornaliera, che gliela abbiamo specificata prima come, scusa qua, 60 per 24. Ok, questi tre parametri, due sono
anzi, allora, questo qua è il primo, sono i centimetri di ozono, l'O3 è l'ozono, e semplicemente stiamo andando a considerare quanti centimetri di ozono, quanto è spesso lo strato di ozono che c'è in atmosfera. Ok? E questo qua è un parametro che viene dalla letteratura, si prende 0,6, lo teniamo buono così, e qua diciamo qua va bene. Volendo li potete cambiare per vedere cosa succede, però questo qui diciamo è un pochino, se vogliamo, interessante. Gli altri due, P alfa G è l'albedo, qua è messa a 0,9, e quindi cosa vuol dire? Che io sto lavorando sulla neve fresca, praticamente. Qua potete cambiarlo, l'albedo media è 0,37, 0,3, 0,4, insomma. Potete anche cambiarlo e provare a mettere questo valore qua. Questa qui invece è la visibilità, cioè essenzialmente ci dice quanti chilometri riesco a vedere, perché ovviamente a livello teorico, se io guardo fuori dopo un po', vabbè, qua c'ho le montagne, però se vado in pianura dopo un po' non vedo più niente, se io vado in pianura padana, quando sono fortunato vedo le Alpi, quando ma c'è veramente del tempo. Molto spesso invece si vede quella patina grigia che dopo un po' va a bloccare, diciamo, tutto. Quindi questo qua ci dice quanti chilometri, diciamo, riesco a vedere, e varia tra, mi pare, 50 generalmente, 100 qualcosa. Anche qua potete provare a cambiarlo per vedere come cambia. Essenzialmente questo qui dipende da quanto è pulita l'aria, ok? Cioè se l'aria è molto umida, molto sporca, molto inquinata, vedo meno. Se invece c'è stato un bel episodio di vento che mi ha pulito l'aria, eccetera eccetera, vedo quelle giornate bellissime in cui si vede veramente lontano, si vede tutto limpido e pulito, ok? E adesso qua ci sono due componenti, scusate, tre componenti. Quella che ci dice quanto vale la radiazione shortwave diretta, quanto vale quella diffusa e quanto vale quella top dell'atmosfera. Cioè ovviamente se le calcola lui all'interno delle... e ce le metti questi file qui, ok? E poi niente, dopo va a scrivere tutti i dati. Perfetto. Se noi andiamo a vedere invece nella Valle dell'Isago, che vi dicevo abbiamo dei dati diversi, se entro qua in Isago, l'unica cosa che abbiamo in Isago è la temperatura. L'intestazione è la solita, definiamo data di inizio, data di fine, però come vi dicevo in questo caso qua abbiamo dei valori orari, quindi io non devo soltanto dire parto dal 2003, dal 1 gennaio 2003 arrivo al 31 gennaio 2003, ridico arrivo alle 23 del 31 gennaio 2003, perché sono a livello orario. Basta vedere i dati,
quando li aprite, vedete che qua sono a livello orario, quindi c'è giorno, mese, anno, le 00, l'una, le 2, eccetera. Qua poi gli dite delle stazioni, perché in questo caso qua vi è detto che sono di più. Nell'altro ne va soltanto una, la va chiamata banalmente 1. Se io ne ho, come in questo caso, 97, se non gli metto un ID, quindi un identificativo preciso, impazzisco, perché poi dopo quando le devo andare a guardare io non so di che cosa sto parlando. Quindi in questo caso qua, questi qua erano degli ID che sono stati dati alle stazioni, probabilmente dall'ente che le gestisce. Quindi semplicemente sono stati copiati e incollati anche per dare continuità al dato, perché se io questi qua li vado a rinumerare 1, 2, 3, 4, bene, io nel mio file ce li ho divisi, so che l'1 è la prima colonna, il 2 è la seconda colonna, eccetera, eccetera, però poi dopo non so che file corrispondono a che stazione corrisponde originariamente. In questo caso qua, vedete, abbiamo anche i dati mancanti, che sono salvati come meno 999. Quindi andando a prendere la nostra componente, banalmente come prima, quindi mettiamo la data, ok? Dopo anche qua c'è tutta la componente che legge la temperatura dell'aria, l'unità relativa, il DEF, lo spec di fatto, c'è il file delle stazioni, la shortwave diretta diffusa che al top dell'atmosfera invece viene scritta, ok? Anche qua come prima vediamo il percorso, il percorso delle date in arco, il nome del file in CSV, ID, data di inizio, data di fine. Qua lasciamo solo 60, non 60x24, perché stiamo lavorando a livello orario, ok? E qua meno 999. Perché Maria Laura c'è scritto attenzione qua? Perché io qua li ho aperti in Excel e questi qua saranno, sono ovviamente valori, scusate, valori che sono meno 9999 pulito, cioè punto zero. Quindi se sono scritti come punto zero, lui li legge in automatico come semplicemente meno 9999. Quindi se li aprite in Excel li vedete così, ma non vuol dire che nel file CSV siano scritti così. Magari nel file CSV sono scritti come meno 9999.0, ok? E allora qua voi dovete metterci meno 9999.0, se no lui non li riconosce e li legge. Se volete essere sicuri, semplicemente lo aprite con un editor di testo. Come meno 9999, quindi va bene così. Però se fossero stati salvati come meno 9999.0, Excel in automatico te li legge, te li visualizza come meno 9999. Questo qua sembra più sciocchezze, però non ci abbiamo sbagliato delle simulazioni, perché le lanci e le sbagli. Va bene? Facciamo un po' di minuti di pausa, anche perché dopo finisco di spiegarvi, magari siete un po' corti.